Allora ci raccogliamo qui tutti intorno a questa tavola per un momento solenne, quanto è stato solenne senz'altro i saluti e tutte le cose belle che sono state dette. Il momento sacro a cui certamente il nostro carissimo sovrano Francesco II ci avrebbe tenuto di più e con maggior interesse, visto il suo alto carisma e spiritualità e cattolicesimo. Allora ci raccogliamo veramente in questo momento salutando di tutta sua altezza reale, la principessa Beatrice e tramite lei tutta la famiglia e il principe Carlo. Noi siamo legati a questa nobile famiglia napoletana. Come siamo rimasti legati alla memoria del grande Ferdinando e del re Francesco, i quali hanno fatto della nostra terra un palo di civiltà, di cultura e di grande spiritualità cattolica. Forse siamo stati vittime di quel grande e infausta occupazione proprio perché eravamo la barriera del cattolicesimo qui in Italia. E allora ricordare Francesco II significa anche ricordare le nostre origini, la nostra memoria e la nostra fede. Oggi il Vangelo di questa domenica ci ricordava proprio questa particolare attenzione. Il figlio dell'uomo troverà ancora la fede sulla terra. Francesco II, quando partì da Napoli, disse una cosa molto importante. Siamo stati spogliati insieme, ma insieme siamo stati defraudati della libertà, della dignità, dell'onore. Ma l'usurpazione non è eterna. Insieme risorgeremo. L'unità è un bene prezioso che va conservato però con la dignità e la parità tra tutti i popoli. E allora è necessario che questa profezia del nostro re si realizzi, bisogna risorgere. E possiamo risorgere se riprendiamo la fede dei nostri padri. E bisogna risorgere per ridare alla nostra gente dignità, ai nostri giovani il lavoro, perché non è giusto che vadano lontani dalla nostra terra, e alle nostre famiglie la sacralità. Ecco, bisogna che ritornino nel nostro territorio quello che era il motto del nostro popolo: un solo Dio, una sola fede, un solo re. E allora ci raccogliamo per questo momento solenne e io ho tra i progetti quello di scrivere una biografia per Francesco, ma una biografia che non sia la solita biografia storica, ma che metta in evidenza le sue virtù, perché innanzitutto Francesco II è stato un grande uomo, un grande cristiano, un grande re, e fino alla fine ha mantenuto l'amore per la sua gente, la sua terra e il suo popolo. Bravo Don Massimo! Allora, ci raccogliamo nel silenzio per un minuto, per fare una preghiera, la benedizione di questa piccola